Signor Grasso, stai perendo contro di noi! Sì, sì. Non rompete tanto, però! Alex è morto, che succhi a palla. C'è scritto going down. Sì, a me c'era scritto going up, comunque. Perché peggio di così non puoi scendere. Basico! No. Benvenuti, ragazzi, su Roblox. Oggi siamo nella modalità di Mr. Grasso. Chi è Mr. Grasso? Sono io! Non sei tu. Non è neanche tuo padre, non ci provare. Sì, saranno delle prove tipo Squid Game da affrontare. Sapete che io sono il campionissimo di questi giochi qua. E vincerai tu, fratello! E ci guiderò alla vittoria! Il più duro, ma stiamo a scendere da un'ora. Oh, ecco. Siamo entrati! Non è finito il gioco, non c'è più niente. Sono in una gabbia! Sono in una stanza, no, ho numero capito. 19! È tipo come fa Mr. Beast che chiude la gente in gabbia. Ah, no. Buongiorno, 2 milioni. Ma lì mi sta la testa. Questo è il mio game show e pochissimi usciranno vivi. Ma coloro che lo faranno saranno grandemente pagati. Ma sembro io un pochino. Ma cosa dici? Tu? Ma dove? Un poco, un vagamente, Anna. Ma dove? Ma quando no, vai? No, sono più bello. Sei molto più bello. Grazie, amici. Che numero hai tu? 13. Ma cosa bisogna io 19. Fare? 19. Oh. Boh, dobbiamo rimanere qua. Ma che possiamo uscire? Ma chi ti piglia? Che puoi toccare le chiappe solo in questo momento limitato. È un'offerta? Vieni a toccare. Oh, attenzione, ma che bei piedi! Allora voglio toccare i suoi piedi. Ti permetterò di votare su chi deve essere. Oh, voi votate che io devo essere risparmiato sempre, eh? Tu sei il numero 13, magari funziona. Il 13, ragazzi miei, sono il 13. Beve il succo alla mela, quel puzzolente imbecille con quei piedi. Anche a me piace il succo alla mela. Puzzona, schifoso. Quanta gente. Staccato a me, Lion, basico. Votate me in qualche modo. Però solo per risparmiarmi, non per uccidere. Oh, ma gira la freccia. Sì, allora se esco io. No, Lion, ferma da me. Se esco io, votiamo risparmiare. Dai, lo scegliamo di brutta questo, vai, votate. Allora lui ha 30 secondi per bere. Cosa fotti, ma che ha? No, per supplicare, per supplicare. Ah, per supplicare. Preparatevi le suppliche, perché se uscite voi malauguratamente. Ma cosa stanno votando? No, uccidere! Perché? Uccidere! Uccidere! Ma saremmo tutti di risparmiare! Ma schifo! Ho perso, dai! Ma c'è un po' schifo noi che vogliamo uccidere le persone innocenti. Ma noi se usciamo noi! Sono uscito io! Oh, risparmiare! Votate subito, risparmiare! Avete capito? No, puoi sentire supplicare in 5 secondi. Allora, se mi voti che devo morire, ti ammazzo la famiglia. Su Roblox. C'è un buon motivo per risparmiarlo. Ma che supplica è? No, ti risparmio. Io risparmio di brutto. No, ti stanno uccidendo. No, votate, siete in 5, votate. Non mi dico, ma guarda Cristo, il Dio. Che schifo. Cioè, ma andiamo adesso, dimmi te. Però io ho un'altra vita, quindi respawnerò al prossimo minigioco. Ma ti rendi conto che questi infami sono schifosi, a te di votare? Sono schifo! A me, ma vaffanculo. Sti bambinetti, lecca Nutella, succhia Nutella, ciuccia. Te la sei presa un pochino. Sì, dai, sono tornato, porca puttana. Fratello, no, ricordati, quando vincerai, li urinerai a Giosa. Esatto, la farai di gusto. La farò di gusto, gli piscio in testa, gli faccio fare i capelli biondi. L'hanno votato per eliminarti. Sì, mira so te io, io non è che vado, buttato via. Vedi di nuovo. Che schifo. Questo gioco coinvolge alcuni piatti. Boh, non vuoi calpestarli però. Per troppo tempo. Ma che significa? Ma perché lui ha i piedi, quindi gli piace calpestare. Ma è scemo sto Mr. Beast. Ho capito che detto è. Che figata, guarda sotto. Ma mi spiega quello che hai capito. Ma non dire, guarda sotto, idiota inutile. Senza famiglia. Idiota. Ma imbecille, ma già finito. Siamo tutti vivi? Cico, fai schifo a tua madre, ti odia, ti ha buttato nella monnezza. Non mi parla da un anno proprio. Allora, Cico, gli è vietato spiegare le cose perché non è capace. Dio, se tocca a te morire, ti giuro, ti ammazzo io, ti accoltello. Sentirai la supplica, più supplica che hai mai sentito. Alex, scusa, fai veramente schifo al cazzo. Te ne vai, te ne vai. Che sei un basico, uscia via. Vai via e muori, no? E crepa. Una volta ogni tanto su Roblox, in questo gioco sarai sul nastro trasportatore e dovrai schivare gli oggetti che scendono sul nastro trasportatore. Ma è bellissimo questo gioco. Stai zitto, Bastiano. No, scusa. Ma via. Oh, che dobbiamo fare? Dobbiamo schivare le cose che cadono. Oh, Cico, ma sono le teste sue, occhio. Cico, devi star zitto. Sì, mi butto nella lava. Lo sai chi è streccato? Punirmi.
Non dirlo, eh. Ma durano troppo poco questi giochi, scusate. Ma com'è possibile? Ma perché vogliono gli altri in fretta? Quello ma è il problema, vogliono subito. Ma è Pip. Questi sono quelli che hanno votato a me, falliti. Bravo, esatto, li stiamo seppellendo tutti. Sì, io faccio pure la cacca nella loro tomba. Bravo, fai bene, vedi tutte queste X rosse. Sono loro che sono stati cancellati. Sprat, sprot, sgadabrot. Sì, sprata tutto. Ah, prossimo gioco. Durerà 3 secondi anche questo? Lo speriamo di no. No, questo è lungo. In questo gioco dovrai raccogliere jetpack dal pavimento. Ma qualcosa di male potrebbe accadere. Cioè che si scarica e cadiamo? Non sono un maiale. Sì che lo sei, sei un maiale. Questo è Alex che cerca di parlarsi allo specchio. È vero, non sono un maiale. Non sono un maiale. Fai la scrofa, Alex. No, quello mi ha fregato il jetpack. Ah, no, l'ho preso io. Anna, prendi il jetpack, scrofa pazza! Me li stanno fregando di continuo! Ma cosa bisogna fare col jetpack? Dobbiamo aspettare! Ah, beh, lo togli da addosso, fratello! Vuole eliminarmi il gioco! Sì. Non fatelo rubare! Anna, tu ce l'hai! Sì, non ti fa toccare dagli altri, che se infami te lo strappano via! E sono caduto nel buco. No! Fratello! No, tranquilli ragazzi, al prezzo di 99 economici Robux posso rivivermi. Ecco qua, risparmierò. Ma sarai tu a vincere, dillo. Ma sto guardando quel fallito di Alex. Ma non guardare me, se sono tante altre persone, guardi i miei parti. Che fa guardare te, Dio mio, è una cosa orribile. Ecco Anna. Orribile. Eccomi, guarda come sopravvivo, sì, sopravvivo però... per te. Io non sono contento del fatto che sono spawnato sopra il buco e sono morto. Cioè... Hanno rubato il jetpack. No, che ce l'avevo il jetpack, Anna. Però sono ruzzolato. Ma di questo sotto. Gioco, fratello, ti odio. Ascolta, ma vuoi crepare? Non riesco. Ah, no, oh. Jetpack. Grazie di essere crepato. Perché io lo stavo aspettando che tu crepassi. Non l'ho fatto proprio apposta. Alex, vai a crepare. Aspetta, crepo anch'io. Via, oh. Crepare. Ma poi che crepo anch'io. No, tu no, Annina. Tu no. Grazie. Loro solo. Ma quanta gente deve crepare perché possa continuare? Ce l'abbiamo fatta! Oh, scusate se vi ho fatto crepare, però... No, non è colpa tua, noi ti scusiamo! Cioè, io sono spawnato sul buco. Anche brutto, cioè... Un po' brutto, eh. Fratello, possiamo tornati, sì, che bello! Mi fai schifo. No, dai, diglielo! Tu e tutta la tua famiglia mi fate schifo. No. Quando tua madre mi invita a mangiare il salame, io non ci vengo a mangiare il salame. Ma io so che tua mia madre ti invita a fare il tè in casa. Tua madre mi invita a pucciare il biscottino. Sul tè. No, ma io non ci vado. Uh-huh. Non tenere le palle in bocca, o potrebbero esplodere. Ma che senso? Non lo so, la mamma di Cicco lo fa. È una battuta, ecco, lo sapevo. Ma cosa bisogna fare? Perché non abbiamo letto, eh? Mi sa che è tipo patata bollente. Eh sì, mi sa non che quel tizio ha la patata. C'è un tizio con una palla enorme, scappa. Guarda, ma dai, ma mi odiano tutti in questa modalità. Corri! Tobro, pigliala! Vai! No, non a me, oh, vai da un'altra parte. È morto! Dai, Cicco. No, dispendi. C'è la testa! Cicco, dispendi i soldi per poter spawnare. Ho spendendo 99 Robux. Sì, senza meno. L'ho dato un altro! Sì, brava Anna! Scattate, usate la E per scattare via! Sì! Esplodere, abbiamo vinto! Sì. Quanto fai schifo, Dio mio! Ma come? Lo sei te! Che guarda, per mi hai dato la patata! Dalla me, sono qua! Grazie! Patatum! Sì, scrofa, vai, scrofeggia e dalla qualcun altro! L'ho data via! Ma che sia, cos'è? Non era una scrofa. Come si fa la scrofa? Lo dovresti sapere. Che tua madre è la regina delle scrofe. La fa sempre. No! Che tuo padre è il cazzozza. Quando fanno, quando sono intimi, gli taglia una coscia, ci fa il prosciuttazzo. No! Se? Oh, non è piaciuto. E tu arrivi da bambino. Cosa stai facendo? Sto prosciuttando tua mamma. No! Così accadeva, Alex infatti è uscito fuori traumatizzato. Ma lo sappiamo tutti questo, fa schifo. Tanto che è traumatizzato. Ma come fai a sapere tutte queste storie del passato? Io e il papà di Alex giochiamo a morra cinese. Tu eri lì, lo sapevo, eri lì che guardavi. Sì. Mio Dio, che raccapricciante. Ma mi piace a me, guardare un po' queste cose. Fare il prosciutto, è bello. Schifo. Te. È un altro gioco. Tua madre è nuda. No! Giocherai il
gioco classico, la mamma di Alex nuda. La parte questa è di tirare la fune. Bellissimo, attenzione. Uovo, ne eliminiamo la metà qui. Sì, quella porca. Basta, non è possibile più tenerla. No, ma che vuol dire? Cosa devi fare? La eliminiamo. Oh, io sono con Anna. Anna, vai, vai, fratello, vai. Oh, tu devi sabotare la tua squadra, eh. Io non ci sono. E neanche io. Ma come non ci siete? Non avete. Tira. Come no? Come sarebbe non ci siete? Stiamo guardando te. Fratello, un pixel vinci, un pixel, vai. Anna, premi, veloce, Annina. Sto prendendo, sono rapidissima. Hai vinto. Che fast, siamo dei duri. Mamma mia, che bestie. Umiliati gli avversari, eh. Come la mamma di Alex, presa, scula, papaf, 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 papaf. Paf, 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 paf. Basta. E lei che diceva Roblox, vero? Un po', certamente, su Roblox. Ovvio. Su Roblox, sul tiro alla fune, in modalità basta. Di Roblox. Stai zitto. Che lei vuole. Non è che chi sei come tu? Lei vuole. Chi sei tu per dire che a tua mamma non che nessuno. Non deve giocare con me alla modalità del tiro alla fune di Roblox? Io lo dico, la devi ferire. Pensi di potermi sconfiggere? La mamma di Alex è abbastanza patetica, suppongo che dovrò eliminarla da solo. No, col piede! Ma che schifo, col che piede! Schifo. Oddio, che è successo? Ma siamo rimasti in sei! Fratello, puoi vincere, siamo in sei! Oh, oh! Sì. Oh, oh! Cos'è? Ci vuole calpestare con i zeppini enormi! No, signor Grasso, è lì, eh! Ho capito, ma come lo copiamo a lui? Signor Grasso, mi fa ridere. Aiuto! Signor Grasso, ma tu ti prende a calci, ci ti prende a calci nel culo! Aiuto! Che meaia! Scappa! Ma scusate, ma come facciamo a abbassargli la vita? Io sono scappato, mi sa! No, ma secondo me. Qui attento! No, le spunze fa! Guardalo! È proprio grasso! Magari prende danno dalle sue stesse spunze! Ma parla anche! Sì! E fa tipo dei versi strani, è a cicolo, sta pigliando proprio a calci! Mi sta prendendo a calci nel sede rosso! Sono lungo, aiuto! Cos'è? Ma che sta fa? No, 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 il laser no! Va bene, signor Grasso, fai del tuo peggio! Fai del tuo peggio, signor Grasso! No, Lion è fortissimo, Lion sta per morire! Lion, aiuto! Aiuto! Non ha speranza contro di noi, fratelli! Sì, signor Grasso, stai perendo contro di noi! Sì, non prende danno, però! Alex è morto, che succhi a palle! No, non puoi neanche respirare! No! Alex now su succhia palle. No, raga, mi ha dato un calcio. Mi ha dato un calcio. Guarda che te ne vuoi dare un altro. No, no, vabbè, ma ragazzi, ma è immortale, è immortale. È immortale. Prendi la bomba, prendi la bomba. Sono morto, sono morto. Lion no, di nuovo con quei piedi enormi. Ci vuole uccidere tutti. Sì, ma sono sempre le stesse sfide. Le abbiamo già viste queste. No, fratello, queste sono diversissime. È vero. Proprio un altro universo perché vinceremo. Già volta ti puoi riscattare. Puoi evitare di cadere nel buco. Stai zitta. Perché? Perché sei stata l'unica a sopravvivere, fai schifo a tutti. Guarda, siete voi che siete scarsi, ok? Io sono brava, allora perché io sono capace. Brava, perché non hai ammazzato Mister Grasso? L'ho fatto, l'ho colpito, non mi risulta. Sono l'unica che ci è riuscita. Ma stai zitta che aveva tutta la vita e anche di più. L'hai ma curato. Mister Grasso è immortale, dai, è proprio impossibile ammazzarlo. Ah, stai a rosicà e sei anche un po' antipanico, fatelo dire. L'hai curato talmente tanto non gli hai fatto nulla. E che gli hai fatto? L'hai accarezzato, gli hai raccontato le favolette della banana. Io gli ho tagliato. Mi hanno fatto cadere il jetpack. No, di nuovo. Visto, sei scarso. Stai zitta, sei una scrofa. Prendi il mio. Ce l'ho di nuovo. Scarso. Ecco, allora tu, Alex, fai il verso di Anna. No, bravissima sta cosa. Hai visto, Anna? Perché te sei capace a farlo, che devi chiedere a qualcun altro di farlo, eh? Sì, l'importante è che questo qualcun altro l'ha fatto. Quindi ricordati un po' queste cose, Annina. Quando scegli dalla parte di chi stare. Io sono dalla mia di parte, ok, scarzone? Sì, va bene. Intanto io ho un jetpack e tu quanti ne hai? Ce l'abbiamo il tuo! Eppure io ce l'ho! Non è e vero. Io almeno quando c'è un jetpack non cado nel buco. Ma il tuo non è un jetpack, è uno scorreggepack. Tu voli per fare veramente fai... deludente. Ma quello sei veramente io, deludente. Mi vanno con le chiappe. Sì, tu hai una bomba atomica nelle chiappe. Esatto, stai attento. Ragazzi, occhio, non facciamo la fine del topo, Occhio. O la fine di Lion. Fratello, no, ti stai benissimo io, veramente pazza. Incredibilmente che grande. Anna è un Beyblade di scrofaggine. No, basta. Che rotea, pazza. Bravo, wow, che fantasia. Grazie. Proprio pazzesco sei. Le mie come battute sono incredibili. Qualcuno ti ha preso in braccio perché da solo non riesci. È stato il mio amico Cico, ok? E l'ho fatto volentieri, vero? Ha voglia, anche con le chiappe ti metterei sopra e mi butterei. Vattene via, faccia di... Vattene l'amico in mano.
Oh, amico mio, com'è bello passare questo pomeriggio in tua compagnia. Ma quanto è bello stare insieme, Cico, che bello. Con le palle sotto allora i piedi. E allora io ti dico cosa ho scoperto. Dimmelo, dai. A destra c'è un tasto troll, tu puoi fare il jump scare a tutti quanti. Bellissimo, 40 Robux è poco, ragazzi, lo farò dopo. Ma qui mi sembra di capire. Ho provato un gioco nuovo, Sì, bisogna premere i pulsanti, ma quello giusto. Bisogna mangiare qualcosa, mi sa. Tu madre. No, la mangiavo tutta. Sì. Aspetta che jump scare tutti i giocatori, così mi dite cosa vedete. Ok. Ho paura. Beh. Aspetta, sta arrivando, sta arrivando. Sta arrivando nulla. Cos'era? Cosa devo fare? Cosa devo premere? Era grosso uomo che ho impaurito tutti, che simpi. E Anna, non lo sappiamo perché qua non si vede nulla. Ma secondo me non è che doveva premere, tipo, cioè noi vedevamo quale tasto doveva premere. Vabbè, ormai è morta. Oh, se esco io, aiutatemi, Cioè, tu non ti sei occupato di aiutarmi a passare? Ma lo sapevo. Comunque c'è un pulsante per uccidere tutti, ragazzi. Troppo bello quello, bisogna premerlo. Ma alla fine, ti prego, non adesso, metta a piangere. Così muore Alex, quello scrofo idiota. Ma perché devo morire? Tu mi piaci, no! Tu non mi piaci, Cico, Alex mi molesta. Alex out! Se lo molesti di nuovo, sai che fine fai? Chiamo i miei amici, sì, vengo a fare una visita. Hai capito bene su Roblox, sì. Sì. Ho capito bene, allora non faccio più niente a Lion. Imbecille. Grazie, Cico, per avermi difeso. Ma guarda, quando vuoi. Ci voleva. Questo qui è molesto, lo conosco. Sì, sì, lo so, è proprio uno schifo di persona. Allunga le chiappe, le spreme. Guarda, lo vedi? Tienimelo lontano, per favore. Però. Mi guarda. Ma devi passare sul mio cadavere, uomo, non ti avvicinare a Lion, vai via. Sono qua, sono respawnata. Ti hanno messo in gabbia, ti hanno chiuso dietro al vetro perché sei troppo pericolosa. È aggressiva. Oh no, siamo infettati da un virus mortale. Deve essere la mamma di Alex. L'unico modo per sbarazzarsene è ottenere un antidoto, che è il sangue di Alex. Quindi dobbiamo Cioè, su Roblox, naturale. Di brutto, non mi toccare. Dai, zitto, maledetto. Guarda, ti giuro, ti squarto ugualmente. Allora, io faccio la tira da là. Vallo a prendere. Corri. Ma ce va prima. No, corri, ce ne sono tanti. Corri. Ma che forma hanno? Guarda, delle boccette sono evidenziate. Si vedono. Evidenziate, vai dritto a sinistra. Vai. Ne vedo uno. Dai, non riuscirò a prenderla. No, me l'ha fregato. Anna, mi hai preso. Non è vero. No. Ti giuro. Oh, no. Ho capito, ma c'erano quattro strade. Sei venuto proprio dalla mia. Ti giuro. Lì, fratello. No, non la prendo pure quello. Cioè, là ce ne sono tre. Cioè, io quello volevo, quello lì. No, Anna, non si fa. Fratello, tranquillo. Stringi le chiappe e corri verso di me. Corri, corri. Ce ne sono ben quattro qui davanti. Hai ancora 60 secondi, ce la fai. Cioè, io ho mosso senza perché Anna doveva suggerire il mio antidoto. C'era scritto il mio nome sopra, C'era scritto Lion VGF. C'era scritto. E perché non l'hai detto? Sto andando verso la biblioteca. Ma che perché te lo dovevo dire? Scusa, tu dovevi essere rispettosa e non andarci. Invece cosa hai fatto? Io ci sei andata. Non sapevo dov'eri. Ma Cico, c'è quello là. Vai a destra, vai a quella, fratello. Vai a quella a destra, corri. L'altro. Destra sopra. Sì, dai, io prendi. Sto andando, amici, sto andando. Te la puoi fare, bravo. Ce l'ho, è mio, ragazzi, è mio. E voi adesso come farete? Tranquillo, io mi sono curato a differenza di Alex. Adesso Alex puzza, guarda, tu sei tutto malato. Mamma mia. Cioè, puzzi, no, con la lebbra. Posso stare vicino a te? È morto. Non è che ci piangiamo, voglio dire. Spawno. Forse ad Anna gli interessa. Anna, ti interessa il morto Alex? Ma non molto. Allora vedi che te l'ho detto, è normale. Nessuno ti piange. Nessuno ti piange. Sei morto e siamo tutti. Ma che schifo, sei tornato. È brutto che è di nuovo qua. Mi fai veramente schifo, tu e tutta la tua famiglia di Roblox. Ma basta, ma perché? Che cosa ti ho fatto? Perché non te ne vai? La prossima volta mi dici basta. Porca miseria. Non ti dirò mai più basta, dai. Giuro. Anzi, ti dirò continua. Ti guarda, anzi, la prossima più. Volta, porca miseria, mi prendo stregato in moglie. In ma moglie. Cosa? Ma fai un dispiacere a tutti così. Ma perché devi fare questa cosa a me? Ma no, io che c'entro non lo con farei Alex? Davvero, non sono imparentata con Alex. Non lo farei. Ma non mi hai neanche visto, Alex, io. Alex, cosa ne pensiamo di tua madre? No, non mi piace mia madre. Ma io sei dall'altra parte, vero? Anche a me. Ma questo verso qua. Allora, sono insieme a un tizio contro e basta. Di me. Ok, mi lascio morire. No, ma guarda che non so se ci sei tu, perché c'è Alex e basta. Io e la moglie Alex contro. Perché non ascolti quando ti parlo? Perché non apprezzi i miei sacrifici?
fratello, grazie. Li hai eliminati. Troppo forte. No, troppo forte. Stai zitto. Grazie Anna per averti fatto questo sacrificio, per avermi fatto andare avanti. Alex, devi esplodere. Ma va bene, è giusto, Alex, sì, stava tirando di brutto. Io sono tirato lo so, di brutto. Lo so, non voleva mollare. Questa è la falsità. Voleva rendere infamia. Fiero quella scroffa di sua madre una volta nella vita. E non ci è riuscito neanche questa volta. Che schifo, mamma neanche mia. Neanche questa volta. Adesso guarda. Ma io c'ho le braccia deboli, non posso tirare. Ti alzo le mani su Roblox, guarda. No, non farlo. Il gioco che stai per giocare è chiamato Distruggere Alex. Ma io non sono respawnata. Come no, hai finito le vite? Ecco qua. E va bene. No, siamo il 3 con questo schifoso di Alex. Che schifo. Ma dai, ma per favore, Lion. Cosa? Ma io volevo aumentare le tue possibilità di vittoria. Ho detto non respawno più. No, raga, ma qua di ci che conta. Sono carino. Veniamo contati, raga, Lion, istantaneamente. Non è possibile, Lion. Come facciamo? Anna, ma stai spectandomi? Certo, sto guardando proprio te. Ottimo. Lion, è possibile, Lion. Addio, Alex, devi schiattare prima o poi. No, cioè. Lion, un fratello, po' di più. Fai, ne hai schiattato uno. Ne manca solo Alex. Vai, vai. Oh, hai schiattato Alex. Bello. Bravissimo. Io so che qualcuno nei commenti starà già scrivendo. Ma voi ricordate, quando pensate così, ricordate tutte le cose cattive che lui dice a stregato. Vi tornano alla mente adesso quelle cose che lui dice a stregato? A me sì. Mamma mia, sono terribilissime poi. E poi non si ferma mai. Uno, cosa ne pensi tu della mamma di stregato? Io? No, Alex del cacchio. Ma che è una bellissima persona. Ma stai molto zitto, educata. Ma non è quello che dici ma tutti i giorni. Ma gli dici peste e corne, gli dici. Peste e corne. Allora sai, tua madre è uguale a lei. Sono sorelle. No. E questo fa di me il cugino di stregato. Esatto, il cuccatto. Il cuccatto, no! Non ho visto. Ah, questa è quella della pattana bollente. Anna, un mi raccomando, scatta! Il tasto uccide tutti, è lì pronto che ti sta chiamando! Qui per me! No, picciami, però non uccidere sì, me! Costa 9.999 euro. No, mi hanno dato la pattana! No, quattro, cinque! Vai, crepa! Sì, ma Mister Grasso poi ci affronta, quello è impossibile! Poi come fai senza di noi? Stai zitto. È facile, tu devi aspettare che tira le bombe e alcune bombe tu le prendi e gliele ritiri. Tu non sei più mio amico, eh. Ma come no? No. Ma manco un po'. No. 1%. No. Dai, 1% ma neanche poco. 0,01. No, 0,01 è ancora più poco, ma me l'avrei accettato comunque. Non sei più mio amico. Trovatene un dai, altro. Un po'. Trovatene no, un altro amico. Chiedi a 5-6. No. Ma dai, Mister Grasso, io ti voglio. No, no. Assolutamente 0%. Chiedi un po' ad Anna. Anna, vuoi essere mia amica? Guarda, non lo so, credo che abbia da fare. Vedi? Manco Anna, è grave, Chiedo a stregato per te, guarda, al telefono. Va bene, chiedi un pronto, po'. Pronto, Stre, vuoi essere amico di Alex? Manco per il come? No, che cattivo, fatto bene. Ha detto una brutta parola. Oh, attenzione però. Siamo verso la fine, ma sono da solo? Sono sì. Con te! Sì, sei con me! Io! Sì! Io e Chico. Ride Mister Grasso col suo piede. Sì, ma adesso quel piede, sai dove ce lo mettiamo, Mister Grasso? Sì! Ti brutta, no, che se non ce l'ho! Mettiamo nella mamma di Alex, allora. Ma siamo come ciabatta. No! Oh, attenti. Me lo prendo io. Mi prendo io, Mister Grasso, così non ti picchia. Sì, ma siamo in due. Siamo io, adesso te un'altra. Adesso tira le bombe, preparati a prenderne una. Ma come faccio a prenderla? Lo vedi perché è evidenziata di bianco. Ok, e gliela devo ritirare indietro. Sì. Cico, hai capito? Assolutamente sì, fratello. Io sto per morire. Prendo. No, Cico, devi togliermelo. Devi togliermelo. Devi togliermelo. Ok, vieni qui, Mister Grasso. Ai, Dio mio, mi ha dato un pietrone in testa. Ma i sassi, malete. Ma te mi sei proprio a calcino in culo. Aspetta, devi doggiare, Cico. Devi doggiare. Dai, Mister Grasso. Ok, ce l'ho. Ok, allora, quando è che tiraste bombe, Anni? È tra poco. Anni e Heidi. Forse qua. Aspetta, Cico, occhio. Tranquillo. Siamo sul pezzo, ti ricederi anche la vita. Hai visto che Alex non sta facendo il tifo per noi? No, è vero, faccio veramente schifo. Ma tu, mamma Lion, mia. Non ti serve il mio tifo. Ti perché sputerei, tu sei ma ti profumo. Ma chi è segnato? No, fa è così? Vero ma la madre, perché è così come ti sta prendendo ancora calcio. Mi sta scalciando. Ma ha tirato qualcosa. Ma adesso, tira i sassi. Occhio. Attento. Le bombe. Eccolo. Cristo Dio, ma proprio mi accorda. Non ce n'è di bomba, Anna. Ma scoppiano tutti. Qua non ce n'è di bombe. Se vabbè. Pensaci tu, fratello. Ti prego. L'ho afferrata, okay, mia, è morto. No, è impossibile sconfiggere Mister Grasso. È difficilissimo. Cioè, se Alex fosse bravo come Mister Grasso, io sarei il suo amico, ma non lo è.
E quindi non sono suo amico. Mi sembra che sei troppo bravo. Troppo bravo. Per oggi però ci dobbiamo fermare. Quindi grazie di aver guardato questo video. Fateci sapere se volete vedere un altro grasso episodio di Mr. Grasso. E per oggi Lion out. Ciao.